Oggi parlerò del romanzo Paradiso e Inferno dello scrittore islandese contemporaneo Jón Kalman Stefánsson. Incredibile, non è vero? Di solito parlo di autori morti e sepolti, ma stavolta voglio stravolgere le regole. L'editore, tanto per cambiare, è Iperborea, mentre la traduzione è a cura di Silvia Cosimini. Andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta. Nell'Islanda dell'Ottocento, un uomo e un ragazzo senza nome fanno parte di un equipaggio di pescatori che salpa per recarsi al largo a pesca di merluzzo. Sono entrambi delle eccezioni, lo si capisce al volo dalla venerazione che hanno per i libri che portano con sé. Ma per vivere, per sopravvivere, allora come ora, è necessario adattarsi. Amano la lettura, ne sono ammaliati, stregati, soprattutto adorano quel paradiso perduto di John Milton che sarà fatale per l'uomo. Ne è talmente affascinato da commettere un errore che gli costerà la vita. Infatti dimenticherà a terra la cerata e quando sull'Oceano Atlantico si scatenerà la bufera, per lui non ci sarà scampo. Morirà assiderato. Gli altri componenti dell'equipaggio assisteranno alla sua terribile morte senza reagire, ma non per indifferenza o ferocia. Se uno di loro avesse dato la sua cerata all'uomo, ci sarebbe stato comunque un morto. E dividerla con lui avrebbe significato avere due morti. Il mare è il protagonista di questa straordinaria e per me sublime storia, il mare e i libri, soprattutto i secondi. Se i versi possono uccidere un uomo, gli stessi possono salvare il ragazzo, in principio deciso a riconsegnare al proprietario quelle pagine colpevoli di avergli strappato l'amico e poi uccidersi. Sarà questo che lo ricondurrà al villaggio senza nome e innesterà però una serie di piccoli eventi che alla fine modificheranno la sua decisione. Paradiso e Inferno ha alcune caratteristiche tipicamente islandesi. La natura, tanto per cominciare, stavolta è l'oceano a dettare le regole, a prendere vite, a dare da mangiare. Gli elementi della natura in Islanda sono i protagonisti indiscussi e l'essere umano è la comparsa a cui è concesso di calcare la scena per un po'. Di fronte a una tale potenza, cosa resta all'individuo? Attaccarsi agli affetti, forse, ma la tosse nera e il mare li strapazzano e poi li stroncano. Oppure la parola, i libri, ma abbagliano sino a perdere di vista persino il bene più prezioso dell'uomo, la vita. Eppure affetti e amore per i libri sono le uniche zattere su cui si ha diritto in quella lontana isola di ghiaccio che è l'Islanda, e anche se procurano dolore, non se ne può fare a meno. Un personaggio di questo romanzo è il capitano, ormai cieco, che possiede una libreria di 400 libri. Non si arrende, troverà qualcuno che gli leggerà tutti quei libri. Stefansson realizza un incipit bello e già un poco doloroso e accompagna il lettore nell'inferno della vita attraverso una storia impastata di dolore, sgomento, desiderio di farla finita. E invece si resta, si va avanti, forse perché coi morti si crea un legame che, seppur debole, sempre più debole col trascorrere del tempo, spinge i vivi a restare da questa parte. E per quale motivo restare vivi? Forse proprio per ricordare i morti, raccontare il loro sguardo, incontrarli all'improvviso prima che si dissolvano senza fretta mentre cade la neve e affermare anche grazie a essi il proprio bisogno di vita. Paradiso e Inferno è il primo volume di una trilogia che comprende anche la tristezza degli angeli e infine il cuore dell'uomo. Magari ne riparleremo. Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.